Esistono delle tabelle opportunamente divulgate dal Ministero dei Trasporti che, esposte presso i locali pubblici, danno l'indicazione del tenore e del quantitativo di alcol da assumere. Gli aspetti che vengono affrontati, le distinzioni, sono sempre per sesso, maschio, femmina, il tenore alcolico della sostanza e inoltre l'assunzione o meno con cibi. Sappiamo infatti che se un soggetto non è abituato ad assumere alcol è opportuno sicuramente che ne assuma in quantitativi molto modesti, addirittura in quantitativi inferiori a quelli riportati in queste tabelle. Ci si appella alla coscienza di ognuno. Se si è alzato un po' il gomito non dobbiamo mai metterci alla guida di un automezzo. I controlli con gli etilometri sono implacabili. Abusare però significa mettere a rischio anche la nostra salute. Quello sul quale vorrei particolarmente soffermarmi è il danno acuto, il danno soprattutto per assunzioni importanti e gravi e direi anche a carico dei giovani. L'assunzione di alcol comporta in primis un fenomeno disinibente, ovvero una rilassatezza e una maggior disponibilità al dialogo e all'apertura. Per assunzioni a quantitativi massicci, quantitativi importanti, può comportare addirittura fenomeni dispercettivi. Cosa significa? Fenomeni che comportano un'alterazione della vista, un'alterazione della percezione della realtà. E poi sì.